nel senso che un buongiorno sono andato in Irlanda, lavoro alla navigazione generale che si occupa di casa e housing sociale in Irlanda. Volevo dare un po' il senso generale della partecipazione di regione a questo progetto da un punto di vista di prospettiva, più alto, al di là delle occasioni che viene offerta rispetto al singolo impatto che verrà prodotto dalle offerte a quelle cose. Due cose, una brevissima introduzione a chi siamo, cioè l'assessorato si occupa appunto del coordinamento del tutto il settore dell'attività, diciamo dell'edilizia di esigenza pubblica, ma non solo, anche di tutto cosiddetto housing sociale, quindi l'intervento di vari soggetti, da cooperative, da fondazioni, eccetera. Regola comunque la gestione di patrimonio di circa 170.000 alloggi di proprietà pubblica, quindi di comuni delle aree che sono le aziende urbane dell'edilizia residenziale, e, di cui appunto 110.000 sono proprio di diretta proprietà delle aree che fanno parte del sistema regionale. Questa è una cosa abbastanza rilevante, nel senso che in qualche modo la regione ha un coordinamento molto stretto delle aree attraverso una serie di strumenti di cui poi vi potevo dire. Appunto circa 65.000 sono nella provincia di Milano, il patrimonio direttamente di proprietà degli enti pubblici diciamo che è praticamente la totalità costituito dalla economia sociale, il cosiddetto economia sociale ex sovvenzionata, canone che è diciamo, calcolato sulla base delle caratteristiche dell'abitazione, quindi a seconda della localizzazione, dello Stato, eccetera, ma anche sulla situazione socio-economica della famiglia, ed è un canone che si aggira intorno a €1 al metro quadro al mese, quindi diciamo equivalente di 70 metri quadri, sono 60 euro. Diciamo in quale contesto ci muoviamo. Ho fatto un primo punto legato agli interventi e alle esigenze di manutenzione straordinaria e di purificazione energetica sul patrimonio. Chiaramente sono condizioni spesso stimate, per cui ad agosto 2014 è stato condotto una ricognizione per programmare un programma di recupero attraverso i fondi ministeriali che è stato finanziato attraverso la legge 80 del 2014. È stata fatta una ricognizione a livello lombardo, è riuscito a fare che per intervento urgente in condizione straordinaria fa bisogno di circa 96.000 di euro. Poi è stata fatta una stima sia per il 2014 che invece a interventi di purificazione energetica più vicini a quello che interesserà il patto di Bergamo. È chiaramente una stima calcolata sul fabbisogno medio per alloggio e appunto anche se arrivati a un valore mondiale che vede di circa 1,5. Dal punto di vista di proprio che cosa abbiamo sulle rimozioni amianti, invece appunto c'è una ricognizione di 94 milioni di euro e di bando che è stato già finanziato già nei prossimi anni vedrà il lancio delle gare per un totale di circa 8 milioni di euro. Chiaramente rispetto al canone sociale è una cosa abbastanza da sottolineare, nel senso che il canone è molto basso, ma per noi è un enorme problema, appunto per noi per le aree, per il problema quello del cosiddetto supporto, cioè di capacità degli utenti di spesso di sopportare le spese energetiche, quindi il tema della conversione energetica dal nostro punto di vista è chiaramente un tema ambientale, ma anche un tema di generale sostenibilità del sistema, perché spesso le aree comuni devono anticipare le spese che poi ha il prodotto contadino. Gli strumenti, abbiamo una manifestazione di interesse che si chiude oggi, da parte di comuni e delle aree per richieste di finanziamento, per la manutenzione straordinaria per 85 milioni di euro provenienti appunto da fondi ministeriali. Il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica che è stato approvato e che vedrà insomma, a fase del termine vede finanziamenti e rifinanziamenti a seconda dei tagli ministeriali, ma comunque vede fino a 100 milioni di euro in 3 anni. E uno sblocco di risorse legate al programma per la rimozione amianto, quindi stiamo sempre parlando di manutenzione straordinaria di riqualificazione energetica, fino a 15 milioni di euro. Il secondo strumento di cui volevo parlare brevemente è il fatto che la regione, proprio il fatto che le aree fanno parte del sistema regionale, definisce ogni anno le cosiddette direttive alle aree, cioè attraverso una delibera di giunta indica alle aree come si devono muovere rispetto a vari temi di ogni tipo, dalla comunicazione al rapporto con i inquilini, al modo in cui fanno gli appalti, al modo in cui
all'interno di questo vorremmo che il progetto proprio si diciamo, definisse alcune linee di indirizzo di cui legate proprio alla gestione degli appalti sul fronte della riqualificazione energetica. Il secondo, il terzo strumento è la revisione delle linee guida per la progettazione, sempre fatta attraverso una revisione di giunta. Sono delle linee guida qui necessariamente tutti i soggetti che intervengono sull'edilizia e finanziaria pubblica si devono tenere. Sono molto datate, salgono appena nel 2000, quindi è in atto per uno strumento di revisione, e anche questo vorremmo che il progetto proprio si qualche modo indicasse delle. L'ultimo strumento è legato ai programmi di valorizzazione del patrimonio. Regione non solo autorizza la vendita del patrimonio, ma autorizza e diciamo, obbliga i soggetti proprietari a reinvestire i proventi secondo certe modalità che vengono sempre definite e autorizzate dalla Giunta. Anche qui l'idea sarebbe appunto di utilizzare parte dei risultati per ridefinire in qualche modo dal punto di vista tecnico durante gli investimenti. Basta. Passo la parola a Giorgio Gallo per illustrare nel dettaglio i piloti di Regione Lombardia e anche noi organizzeremo un evento a sempre di Contore del Mercato che si terrà nella provincia di Rimasca per Bergamo intorno alla metà di settembre, ho già anticipato il massimo e probabilmente altri due, uno alla metà di agosto, alla fine di agosto e uno sempre alla metà di settembre. Facile utilizzo da parte degli utenti.
un discorso di contabilizzazione di remota è facile da utilizzare sia per l'aller che per gli utenti, nel senso che gli utenti sono informati per poter anche adeguare e dare i loro consumi. Se c'è soluzioni che sono però critiche, ossia minor tempo di installazione e disturbo per gli utenti, si cercherà che non ci siano connessi interni, quindi lo spazio non è richiesto dalla ventilazione, ma ci sono delle soluzioni che aiutano o con la ventilazione, che non c'è da un budget che detecano, perché comunque questi sono dei requisiti, miglioramento della qualità interna dell'aria e il discorso ovviamente della manutenzione di un'attività, quindi queste sono le partite anche che verranno prese in corso. E questo per quanto riguarda il progetto di ADA. Se vediamo il progetto di Borlanghe, è un progetto simile, questi sono gli edifici classici tre piani in cemento armato e climatoni, a volte fanno le più facciate come le altre in cemento, filo cemento, ma questa è anche la base. Hanno tre piani, 27 alloggi. In realtà questa unità, l'uno di questi edifici ne hanno una cinquantina localmente, quindi comunque sono veramente un pezzo di un insieme possibile. Anche in questo caso basso isolamento, le finestre, anche se hanno la doppia vetratura, non hanno un vetro doppio, ma hanno due serramenti con il vetro semplice, hanno un bagno di tre, quindi molto elevato precisamente. Un sistema di teleriscaldamento, hanno sicuramente un sistema di teleriscaldamento, però hanno ancora il vecchio sistema a tubo solo di distribuzione, radiatori senza valvole termostatiche e tutto il sistema ha raggiunto il fine vita, quindi l'obiettivo è di intervenire poi nel rifare praticamente la rete. Ovviamente in questo caso la toccata sanitaria è sempre centralizzata, però hanno dei problemi di sottodimensionamento del ricircolo. Hanno un sistema di ventilazione meccanica per tutti di scala, che però non è da basso comfort e non è efficiente. Con una combinazione di nuovo e quello classico, voi vedete che i consumi sono elevati, nel senso che sono bassi, ricordiamo il fatto che sono svedesi e hanno praticamente lo stesso consumo degli italiani, in kilowattora per quello anno. Nel contempo, come standard locale, comunque un consumo elevato, perché lo scarso isolamento, cioè un isolamento che per noi sarebbe un buon isolamento. Lo dentro qual è? In misura del 50% il consumo dell'edificio, intervenendo soprattutto sulla ventilazione meccanica, eventualmente sui serramenti e sulle pelle dell'istituzione, e di nuovo più o meno le cose sono, a parte il sistema di ricircolazione della toccata sanitaria, sono abbastanza simili, quindi comfort, avere delle relazioni per stanze, per alloggio di facile utilizzo e comprensibile anche per gli utenti, un discorso di isolazione e trasmissione di nuovo che possa anche favorire il risparmio energetico e le stesse condizioni complessive, ossia minimo tempo di installazione di strutture di utenti che non possono essere spostati in un altro caso, evitare condense dovute ai porti interni, migliorare quella dell'aria, durabilità, eccetera. Quindi vedete che le condizioni poi di fondo che faranno propenda anche per dire soluzioni sono molto simili come base. Quindi queste sono i due aspetti che